Appassionati di calcio, ben ritrovati, un saluto da Matteo Monte. Siamo qui in Piazza Grande Sport e parliamo per l'ennesima volta di una squadra che mi sta davvero molto al cuore, ossia i Rangers Corigliano. E abbiamo nei nostri studi, con grande piacere, il presidente onorario Vincenzo Gallo. Grazie per essere qui. Grazie a te dell'invito, Matteo. Allora, noi abbiamo seguito questa squadra sin dal primo giorno. E sta per partire il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2021-2022. Io non nascondo un pizzico di emozione perché eravamo proprio in questo edificio una sera di luglio del 2018 e la nostra passione per il calcio ha fatto sì che nascesse questa realtà senza pretese ma con tanta passione e tanta voglia. E ora siamo qui a parlare di una prima categoria che comunque è un campionato importante, avvincente, prima categoria girone A, e parliamo anche, partiamo subito parlando della novità che sì. È anche il logo che è in pieno stile corigliano e quindi è diventato interamente biancazzurro. Allora raccontaci anche un po' di questa piccola variazione e poi parleremo dell'inizio del campionato ormai prossimo e della campagna abbonamenti, perché sostenere i Rangers è cosa buona e giusta. Sì, diciamo che per quanto riguarda il logo, quando diciamo all'epoca partite, come dicevi tu, del 2018, nel mese di luglio, abbiamo un pochino diciamo stilizzato quel logo con al centro la Calabria, proprio per far capire dove la nostra società si era costituita. Però adesso sono passati tre anni che hanno avuto il bisogno di fare qualche modifica. La modifica è avvenuta con il simbolo che meglio rappresenta, o se meglio posso dire rappresentava il nostro comune, la cornucopia. Quindi tinta tutto dei colori che hanno rappresentato sempre le squadre della nostra città, il bianco-azzurro. Abbiamo deciso così, crediamo di avere fatto una scelta oculata, e quindi vediamo lì il nostro nuovo logo e speriamo che ci porti fortuna. Allora, noi naturalmente vi abbiamo raccontato della terza categoria, dei divertimenti, delle cene, delle belle partite, della seconda categoria, delle iniziative benefiche, di tanto quello che è il mondo Rangers. E adesso, domenica, partirà il campionato di prima categoria, partirà con una trasferta a Luzzi, se non erro. Sì. Contro la Luzzese, una squadra che ha fatto anche l'eccellenza, una squadra con la quale c'è stata spesso una sana rivalità sportiva tra la città di Corigliano e quella di Luzzi, dove vivono il calcio un po' come da noi, in maniera molto passionale. Come si sta preparando la squadra? Ma la squadra si sta preparando abbastanza bene, diciamo. Abbiamo iniziato abbastanza presto diciamo la preparazione, quindi ci presentiamo in asta di partenza nel modo migliore, quindi il mister insieme ai ragazzi si sono preparati nel modo adeguato. Come dicevi tu, iniziamo a Luzzi, una città che ha vissuto anche diciamo altri livelli, quindi una sana passione sportiva come la nostra, e così bisogna che continui ad essere. Noi andiamo lì, giocheremo la nostra partita e poi sarà il campo a decidere le sorti dell'incontro. Allora, noi abbiamo naturalmente spesso raccontato di quelle che sono state le gesta sportive, ma i Rangers sono anche tanto altro. Visto che comunque si curano i dettagli, quest'anno ed è la prima volta per la nostra società che c'è una campagna abbonamenti differente, perché negli anni scorsi abbiamo scelto una formula diciamo più semplice, con una tessera sostenitore, senza cifra, senza settore dello stadio. Ora, visto che si giocherà al Città di Corigliano, visto che si fa un campionato di prima categoria con sana ambizione, vogliamo anche presentarvi in questa occasione proprio la campagna abbonamenti, perché è un po' più particolare. Ti cedo la parola, tu
chiama la schermata, ti faccio da regia e io faccio vedere il tipo di abbonamento. Sì, giustamente come dicevi tu, quando siamo partiti non abbiamo fatto proprio un vero fare abbonamenti, far pagare il biglietto, abbiamo chiesto semplicemente un contributo volontario, diciamo, ai nostri sostenitori. C'è stata anche la riffa però, cioè, con il prodotto della Onze, e quella è stata una riffa che ha funzionato molto, e ringraziamo e salutiamo l'azienda che ci sostiene, sì, la Onze di San Marco, perché veramente ha sposato il progetto Ranger. Certo, ormai siamo con loro da... Maglia personalizzata. Sì, maglia personalizzata, non esiste, diciamo, l'originale l'abbiamo solo noi. Quindi dopo ringraziamo, come abbiamo detto, la Onze di San Marco. E come dicevo, con l'andare poi del tempo, con l'aumentare delle categorie, insomma, l'organizzazione andava un pochino migliorata. Qual è il significato di fare questo abbonamento? Logicamente è un abbonamento simbolico. Noi chiediamo ai nostri sostenitori di un aiuto. Ecco, partiamo con l'abbonamento bianco. Allora, abbiamo fatto tre tipi di abbonamenti. Abbiamo l'abbonamento bianco, che diciamo è riservato ai nostri supporter, ai nostri tifosi, e quindi l'abbiamo chiamato abbonamento bianco, che è riservato ai settori delle gradinate, e per tutto il campionato ha un costo crediamo molto basso, irrisorio, di 30 euro, considerato che abbiamo 15 partite, quindi non credo che sia una somma esagerata. Assolutamente no. Poi abbiamo fatto, se vogliamo continuare con i settori delle gradinate, abbiamo fatto un abbonamento che l'abbiamo chiamato verde. Questo abbonamento verde è riservato alle famiglie, e mi spiego meglio. Se un ragazzo, un bambino diciamo, un ragazzo poi, un adolescente, vuole venire al campo e porta anche il papà, quindi il papà pagherà per 30 euro, mentre l'adolescente, il ragazzo, il bambino ne pagherà 15, quindi un euro simbolico a partita. E questo. E poi abbiamo fatto un altro tipo di abbonamento che abbiamo chiamato azzurro, quindi bianco azzurro. Questo è riservato al settore della tribuna centrale, e questo qua diciamo è riservato ai nostri sostenitori, quindi del costo di 50 euro, sempre 15 partite, sempre attenzione. 15 partite, quindi diciamo chiediamo, così possiamo dire, un sostegno a chi vuole sostenere questa nuova realtà. A chi vuole... Dove si trova l'abbonamento? Allora, l'abbonamento diciamo che non c'è un punto fisso dove poterlo... Ci sono i nostri contatti sui social e lo stadio durante le partite interne. Durante le partite, oppure le persone si possono rivolgere a me, si possono rivolgere alla pagina, anche a Franco Alfano, ad Antonio Ruffo, insomma, ad Antonio Pettinato, insomma, che sono i referenti di queste cose. Allora, io naturalmente... ho assistito a qualche allenamento durante la preparazione, so come prepara le partite mister Paolo Triolo, so della passione e della voglia dei giocatori, ma non voglio metterli in secondo piano, ma se tutto questo c'è è anche perché ci sono le persone proprio che hai nominato adesso e tante altre anche nel corso di questi anni che hanno sposato questo progetto. Ora, i Rangers sono nati per una sana passione, ma c'è anche un pizzico di ambizione, perché ci si confronterà con centri, come dicevamo quella della prima giornata a Luzzi, dove si è respirato calcio e sicuramente si vuole fare bella figura. Certamente, noi siamo, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è inutile che ci nascondiamo, noi siamo partiti per fare un campionato di vertice, cioè, poi come dicevo sarà poi il campo a decidere di volta in volta i risultati delle gare. Noi si va a Luzzi con il rispetto della Luzzese, cercando di ottenere il risultato migliore. Ecco, questo è il significato principale. Allora, nel corso di questi mesi abbiamo presentato la rosa, abbiamo presentato i passi del mercato, abbiamo presentato lo staff tecnico, i dirigenti e... credo che ci sia anche un pizzico di soddisfazione vedere che comunque
per esempio, sia nelle locandine, ci sono tante aziende che sostengono la squadra, e anche la possibilità di avere la cartellonistica allo stadio. Quindi credo che questo comunque sia un modo per fare squadra, per essere un pochettino più rappresentativi, ma ci vogliono anche dei fondi, quindi aiutare è anche importante in quest'ottica. Certo, intanto hai fatto bene a riprendere questo discorso. Intanto ringraziamo tutti gli sponsor di tutti questi anni. Tutti questi anni e i nuovi che si sono aggiunti anche quest'anno per il sostegno che ci hanno dato. Noi riusciamo ad offrire, diciamo, una pubblicità adeguata, prima sui manifesti delle annunce gare, poi sui banner delle interviste, poi per non parlare anche alla cartellonistica allo stadio. Sappiamo che lo stadio è stato ripreso in collaborazione con l'amministrazione comunale, si presenta degno di poter ospitare una gara, quindi riusciamo a mettere anche questi cartelloni che già abbiamo, già la struttura è già stata predisposta, abbiamo i social, abbiamo la nostra pagina Facebook, il nostro sito, insomma, riusciamo ad offrire un prodotto che possa anche servire a queste aziende per il loro sviluppo. Poi naturalmente ci vogliono i gol, ci vogliono i gol, ci vogliono le vittorie, ci vogliono le belle partite più che le vittorie, perché magari in questi anni i Rangers ci hanno abituato a croce e delizia, una domenica eravamo contenti, una domenica eravamo meno contenti, però alla fine, senza presunzione, quasi dal niente abbiamo creato una bella storia che speriamo possa andare avanti. Io ti ringrazio, ti do il tempo per pensare se hai dimenticato qualcosa, ma volevo rivolgermi ai telespettatori e dire che effettivamente è una storia che con umiltà e passione è appena cominciata, perché è una squadra del 2018, ma vi assicuro che ci si diverte. Quindi chi ha la possibilità, chi ha la voglia, perché visto le cifre non è una questione di possibilità, di dare una mano o di venire a respirare l'aria che c'è nel corso delle nostre partite, noi naturalmente siamo pronti ad accogliervi. Come concludiamo? Allora, io direi di concludere in questo modo, molto semplicemente, ringraziando tutti coloro che ci daranno una mano, gli sponsor, i tifosi, i sostenitori, eccetera. Ma io vorrei diciamo, concludere con questa frase. Prima di questa frase, permettimi di ringraziare Carlo Mauro, Angelo Meringolo, Cristiano Lifrieri, Cesare Mingrone, perché mi affiancano nella, diciamo, avventura di comunicazione dei Rangers. Siamo un bel gruppo, però ci piace molto dedicarci a questa squadra, quindi comunque, anche se c'è un minimo di popolarità in più, è anche merito loro e li ringrazio pubblicamente. Prego. Perfetto, allora direi di concludere la nostra chiacchierata con due semplici parole: ricominciamo e ritroviamo l'orgoglio. Grazie a Vincenzo Gallo, presidente onorario dei Ranger, grazie a tutti i dirigenti dei Ranger, tutti i giocatori, tutti i tifosi, tutti quelli che vorranno affiancarci. Arrivederci alla prossima, sempre qui in Piazza Grande Sport.